Abbiamo qui due modelli, modelli della serie U, l'U30, un modello dual spindle, caratteristica principale al di là di un profilo estremamente sottile, la presenza di una unità ottica con piena dotazione di connessioni inclusa l'HDMI e modello fratello minore l'U35. In questo caso lo spessore è ancora più sottile, rinunciamo all'ottica in cambio però di un risparmio in termini di dimensioni e peso. Siamo nell'ordine di 1,7 kg contro i 2 kg del modello U30. Entrambi sono caratterizzati da avere uno schermo 13,3 pollici in formato 16 noni e risoluzione HD ready, entrambi con tastiere con le altre taste ad isola, ampio touchpad multitouch su entrambe le versioni, diverse le finiture. Nella cover alluminio, entrambi, nella variante silver per l'U30, invece black per l'U35. Nella parte interna, il silver è la nota cromatica dominante anche nella parte interna dell'U30, il black invece con una speciale finitura all'interno dell'U35. La configurazione dell'U35 è ancora in fase di definizione, disponibilità e prezzi verranno annunciati a breve, mentre per l'U30 la disponibilità comincerà da giugno. Piattaforma abbiamo allora Intel Core i3 i5 con grafica GeForce 310M, entrambi appunto con il supporto dell'NVIDIA Optimus e entrambi con tecnologia Super Hybrid Engine che consentono di avere con una batteria da 8 celle in dotazione autonomie nell'ordine delle 8-10 ore di funzionamento. Sono prodotti appunto in dual spindle più un costo che ultralight in grado di soddisfare le esigenze che l'utenza in ricerca di un prodotto ultra mobile, in grado comunque di garantire la potenza sufficiente per soddisfare diciamo, ogni tipo di applicazione ed esigenza